Oggi faremo i braccialetti che vanno tanto di moda, quelli con gli elastici per intenderci. Questo è un esempio di quello che abbiamo fatto. Allora, partiremo per farvi vedere le cose facili, per poi fare quelle un pochino più difficili. Cose semplici, allora basta prendere un elastico. Ora ho preso proprio uno che non si vede. Ecco, eccolo qua il nostro elastico. Questo è il primo. Parte quindi col prendere questo elastico. Come base mettiamo il nostro uncinetto all'interno e poi tiriamo il primo elastico. In modo tale che ci rimanga in questo modo. Poi si procede mettendo i colori così anche un po' a caso, tanto comunque sono sempre carini. Si fa la stessa cosa, tira e qua. Si va avanti. Mettono tutti i colori anche a caso, eh? Se no lo potete fare anche a due colori o se no ripetere una sequenza di tre. Praticamente si sta creando la nostra catenella e si va avanti fino a che non abbiamo fatto la misura. A questo punto abbiamo fatto tutta la nostra catenella lunga. E non ci rimane che unirli insieme. Allora, per terminare, vediamo che cosa si deve fare. Allora, prendiamo un colore qualsiasi. Poi lo chiudiamo in questo modo. Ecco fatto. E tiriamo. Questo è finito. Poi dall'altro lato rimane la prima catenella un po' libera, allora in genere io prendo e la chiudo. Faccio un nodo in modo tale che è un pochino più carino e quindi viene più simile a questo dall'altro lato. Per chiuderlo davvero a questo punto o ci mettiamo un gancino, potrebbe essere anche carino col gancino e basta. Oppure lo possiamo proprio unire. Allora, io spesso prendo, taglio un elastico e poi lo unisco. Mettiamo dentro, di qua e di là. Fa un nodo ed è finito il tutto. Se si riesce a prenderlo, è scappato. Vabbè, si può fare anche passare anche direttamente dall'uncinetto, così forse si fa un po' prima. Il cane continua a passeggiare anche indietro. Allora, così. E poi si annoda semplicemente. Eccoci, ho preso un elastico fantastico. Prendiamone uno un pochino più resistente. È stata una persecuzione tra le zanzare e il cane.
Ecco fatto. Ora chiaramente questo poi si ritaglierà e il nostro primo bracciale è a posto.